Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su quella piattaforma viola dove vado in live tutti i giorni, trovate il link in descrizione. Oggi è un episodio veramente tostissimo, un episodio da cui potremmo uscire veramente con le gambe rotte. Abbiamo un doppio scontro in campionato con Lazio e Juventus e poi abbiamo il big match assoluto che è praticamente Benevento Atletico di Madrid. Nel calendario questa partita è fondamentale perché? Perché nel nostro giro di Champions giustamente noi siamo momentaneamente secondi, ma stiamo sfidando la capolista del girone. Se noi andiamo a pareggiare o perdere questo incontro sicuramente finiremo al terzo posto, perché il Bayern Monaco giustamente ha una sfida veramente semplice fuori casa col Beşiktaş. Beşiktaş ha 0 punti, quindi ha perso praticamente con tutti, quindi perderà probabilmente anche con il Bayern Monaco, che finirà a 12 punti. Noi dobbiamo per forza arrivare a 12 punti e sperare, insomma, poi con gli sconti diretti, con le regole che riguardano i gol e compagnia bella, di provare, insomma, a finire in seconda posizione, altrimenti finiremo nella Coppa minore. Ma forse finire in Coppa UEFA potrebbe non essere sbagliato, considerando i grandi squadroni che ci sono ancora in Champions League, come Liverpool e Manchester City e compagnia bella. Vediamo quindi come gioca questo Atletico di Madrid per vedere come schierarci in campo. Questa volta l'allenatore dell'Atletico di Madrid vuole metterci davvero in difficoltà. Sanno benissimo che non devono per forza vincere questo incontro, a loro basta tranquillamente anche un pareggio, quindi vogliono sfruttare il contropiede fuori casa. Attenzione però, perché non sfrutteranno tanto le doti atletiche dei centrocampisti quanto soprattutto quelle dei terzini, e con Relan Lodi in particolare potranno spingere tantissimo. Giocatore tecnico, ma anche giocatore di spinta, accelerazione, agilità, resistenza e velocità. Ha dei valori veramente mostruosi, ha una scheda veramente incredibile e lui sfrutterà proprio lo spostamento del regista largo verso il centro per andare fino in fondo e chiaramente giocare come uomo in più lì sulla tre quarti, dove almeno in fase di partenza c'è solamente Joao Felix, anche se poi chiaramente Joao Felix è uno dei giocatori più forti che ci sono in questo gioco e dialogherà tantissimo con Suarez. Lui però è pericoloso anche quando va al tiro, anche da lontano, come vedete. Comunque 13 è un buon valore per arrivare al gol con un giocatore di estremo talento come lui. Dicevo, spingeranno soprattutto con i terzini. Perché? Perché i centrocampisti in realtà sono più capaci a gestire il pallone. Vitolo non ha più grande accelerazione o velocità, però attenzione, visione di gioco, tecnica, passaggi, controllo palla sono sicuramente molto alti, lo sono anche per il regista largo. Ma attenzione, Marcao di base è un difensore che imposta, però guardate quanta qualità, visione di gioco, tecnica, passaggi, controllo palla. Sono tutti palleggiatori, sono tutti giocatori che possono giocare il pallone con i piedi, non ce n'è uno che non sappia appunto gestire, accarezzare il pallone. Anche Marcos Llorente, che chiaramente è più centrocampista di Marcao, vengono entrambi messi come centrocampisti difensivi semplicemente perché questo gli permette di avere un baricentro più basso, andare a contenere subito le nostre folate offensive, perché vogliono sicuramente lasciarci giocare il pallone visto che siamo in casa, ma poi appunto con questi due schermatori non solo ci trattengono ma poi lanciano anche sulla fascia i loro compagni. Dobbiamo capire come abbiamo giocato all'andata, dove abbiamo perso 2-0, per cercare di capire come fare per non fare gli stessi errori. All'andata abbiamo perso 2-0, però eravamo a Madrid, il nostro obiettivo era quello di contenere l'Atletico di Madrid sulle fasce e difatti, come vedete, i giocatori non hanno giocato benissimo. Però dovevamo anche riuscire a mettere pressione nella zona centrale del campo quando giocavamo noi il pallone, e qui però non siamo riusciti nel nostro intento, perché come vedete, insomma, il blocco centrale dell'Atletico di Madrid ha giocato molto bene. L'unico giocatore che siamo riusciti a contrastare è stato Joao Felix, poi però insomma quando la palla è arrivata a Suarez il gol ce lo hanno lo stesso fatto. Sicuramente non ci metteremo con il Pathfinder, vediamo di capire quali sono i giocatori migliori, perché abbiamo ancora qualche giocatore infortunato, abbiamo sicuramente qualche giocatore stanco perché abbiamo giocato pochi giorni fa, e tiriamo le somme per vedere con quale tattica sarebbe meglio giocare contro l'Atletico di Madrid. Dobbiamo capire come contrastare i punti di forza dell'Atletico di Madrid. Non possiamo per esempio metterci con il Fonseca, perché una difesa 3 ci permetterebbe sì di avere un baricentro più basso e di mantenere il possesso del pallone nella zona centrale del campo, ma regaleremo di fatto le fasce. Loro hanno due giocatori di spinta dietro più due palleggiatori davanti a centrocampo. Magari il modulo migliore sarebbe quello del 4-4-1-1, perché riusciamo sia a contenerli sulle fasce sia avere buona presenza a centrocampo. Sta di fatto che il 4-4-1-1 non lo utilizziamo dall'anno scorso, e metterlo adesso sarebbe un azzardo perché non avremmo chiaramente la migliore familiarità tattica e quindi magari i giocatori sbaglierebbero qualche passaggio di troppo. Ci mettiamo quindi con il 4-2-3-1, se mai poi riusciamo ad andare in vantaggio possiamo pensare anche di fare qualche modifica in corso d'opera.
Quello di cui mi sono reso conto è che ci servirebbe un 4-4-2, poi per magari ripartire in contropiede, e quindi vuol dire che dopo questa partita dobbiamo scegliere uno dei 4-4-2 che ho realizzato per la Sacchi Challenge di cui vi ho parlato appunto ieri e cominciare ad allenarci per i prossimi avversari per non farci trovare mai più impreparati. Per adesso scendiamo quindi così, con la Padula purtroppo e non Milik, perché Milik ancora non si è recuperato nel migliore dei modi, insomma la forma fisica non è eccezionale. Scendiamo in campo e speriamo di andare subito in vantaggio, sorprendere il nostro avversario e poi magari pensare di cambiare tattica. Full on per Luperto, ancora full on sul lato sinistra, però siamo bloccati, siamo contratti, l'Atletico di Madrid si difende benissimo e non ci lascia tanti spiragli. Full on va fino in fondo, salta anche l'uomo, arriva a fare un bel cross, Caprari però riesce a trovare un'ottima parata da parte del portiere dell'Atletico. Ancora Caprari sul calcio d'angolo, palla ancora sul primo palo, però questa volta si salva l'Atletico di Madrid. Il primo tempo quindi finisce purtroppo sullo 0-0 per il Benevento, che sicuramente ha fatto più dell'Atletico di Madrid. XG 1,05 per il Benevento, XG 0,02 per l'Atletico di Madrid, che non ci ha neanche provato ad attaccare, ma lo sapevamo, era quello il loro intento, sfruttare al massimo il contropiede, qualche errore appunto di impostazione per il Benevento che avrebbe dato il là poi alla manovra dei giocatori fuori casa. Ora cosa possiamo fare? Nei primi 15 minuti manteniamo il 4-2-3-1, poi magari potremmo azzardare anche una punta in più e un trequartista in meno, ma poi se non riusciamo a fare i gol sicuramente rischieremo di prenderne uno. Siamo già molto offensivi, continuiamo a mantenere questa filosofia e vediamo se riusciamo a sbloccare l'incontro. Purtroppo c'è già una punizione per l'Atletico al 49esimo, abbiamo appena iniziato questo secondo tempo, Suarez va al tiro, meno male, la palla si spegne al lato del portiere Montipò. Ancora punizione però per l'Atletico di Madrid, che sembra aver alzato i ritmi della sua partita con Correa che gestisce il pallone e poi lo gira a Campagna che la butta subito in avanti, ma Vitolo approfitta di un errore difensivo del terzino del Benevento e l'Atletico Madrid finisce in vantaggio. Siccome non abbiamo più nulla da perdere, mettiamo un centrocampista in meno, un attaccante in più. Purtroppo qui non abbiamo Milik, che non era in forma, ci avrebbe dato sicuramente una mano in più rispetto a Di Serio. Questo chiaramente ci può esporre ancora di più alle manovre offensive dell'Atletico, ma a noi non ci interessa prendere un secondo gol, dobbiamo provare a farne noi almeno un paio per provare a rovesciare le sorti del nostro, della nostra avventura in Champions League. Sono veramente amareggiato, mi dispiace veramente tanto uscire così dalla Champions. Il Bayern Monaco ha vinto, noi abbiamo perso due volte con l'Atletico di Madrid, si è vista però la netta superiorità insomma tra le due squadre, l'Atletico ha fatto il suo gioco nel contenersi e poi chiaramente è ripartito in contropiede, ma non ci ha fatto neanche male poi il contropiede, noi abbiamo perso in realtà su un calcio di punizione dove poi c'è stato un errore grossolano da parte del nostro terzino destro, ovvero da parte di Karabayev, che ha praticamente dato il pallone a Vitolo che davanti al portiere certo non poteva sbagliare. Approfittiamone per dare anche uno sguardo al resto dei gruppi di Champions, quindi nel gruppo A passano Chelsea e Porto, Celtic in Europa League. Il gruppo B purtroppo lo conosciamo benissimo, passiamo al gruppo C, passano Real Madrid e Lione, Club Brugge finisce in Europa League, questo sicuramente non è un grosso problema, non è una grandissima squadra, credo che potremmo riuscire anche a contenerli. City e Inter invece passano per il gruppo D, Benfica purtroppo in Europa League, questa sarà una bella gatta da pelare. Clamorosamente la Juventus non riesce a qualificarsi nel girone di Champions, questo è veramente assurdo, passa il Braga al secondo posto. La Juventus potrebbe essere purtroppo una contendente molto tosta da affrontare. Per quanto riguarda il gruppo F, Ajax e Liverpool, quindi Liverpool alla fine si è riuscita a qualificare, Shakhtar invece finisce in Europa League. Nel gruppo G si qualificano PSG e Borussia Dortmund, il Copenhagen finisce in Europa League, questo è sicuramente positivo, possiamo riuscire a contenerli. Leicester purtroppo in Europa League, questa sarà una bella gatta da pelare, passano però Lazio e Barcellona per quanto riguarda il gruppo H. Vediamo come ha terminato il gironi l'Europa League. Fiorentina e Sporting per il gruppo A di Europa League, si qualificano al gruppo B Tottenham e Partizan, gruppo C PSV e Valencia, gruppo D Shakhtar 04 Fenerbahce, gruppo E Lipsia e Galatasaray. Scendiamo ancora più sotto, gruppo F AZ e Dinamo Kiev, mentre nel gruppo G Southampton e Sassuolo, nell'ultimo gruppo Athletic Club di Bilbao e Monaco di Francia. Beh, diciamo che ci sono sicuramente squadre importanti, ma forse le uniche squadre veramente toste sono quelle che scendono dalla Champions, più chiaramente il Tottenham, ma che comunque essendosi qualificata come prima sicuramente non affronteremo almeno nel prossimo turno.
ragazzi, dobbiamo assolutamente riprenderci, non possiamo farci abbattere da quell'errore incredibile del nostro terzino destro, che penso dovremmo anche pensare di vendere dopo quel grave errore, ma diamogli un'altra chance fino al prossimo mercato. Ad ogni modo, abbiamo un avversario veramente difficile da affrontare, sarà davvero difficile riuscire a riprenderci con questa Lazio che ha speso 118 milioni. Siamo sicuri che dietro ci sia ancora Lotito come presidente? Ad ogni modo, molto deriva chiaramente dalla cessione di Milinkovic-Savic per ben 77 milioni a Liverpool. Ci sono diverse altre cessioni per pochi spicci. Ma poi Vavro, perché Vavro venduto a 2,7 milioni? Guardate che bel difensore centrale che se ne va via veramente per 4 spicci. Tra l'altro c'è anche la cessione di Akpak Pro, che io pensavo fosse scarso, ma in realtà guardate che bei valori, soprattutto mentali, che ha questo ragazzo che comunque però ha già 29 anni. Caicedo, questo non l'avrei mai venduto, per chi se l'è persa, se andasse a recuperare la The Last Dance Challenge che abbiamo fatto l'anno scorso su FM20, lui è stato un protagonista assoluto, è un giocatore forte e molto sottovalutato. Tra l'altro ha un'integrità fisica veramente alta, e quindi anche se ha 33 anni può sicuramente ancora reggere i ritmi. Per quanto invece riguarda gli acquisti, sicuramente abbiamo già parlato di Bennacer quando abbiamo analizzato il Milan nelle precedenti giornate. Marcos Alonso, ottimo acquisto dal Chelsea, sicuramente non è più giovanissimo ma è un giocatore d'utile, quindi ti permette anche di cambiare tattica in corso d'opera durante i 90 minuti. Maximilian Weber però forse è questo il vero grande colpo insieme a Bennacer, perché è un giocatore veramente d'utile anche lui, 23 anni, quindi ancora un minimo può crescere, un giocatore che può essere messo tanto come terzino sinistro, tanto come difensore che imposta, perché guardate che valori da palleggiatore che ha in visione di gioco, passaggi, tecnica e controllo palla. Ma attenzione, come terzino sinistro, siccome non ha un grande cross, io lo vedrei più come esterno invertito, perché taglierebbe verso il centro visto che ha un bel dribbling e soprattutto ha ottime doti di centrocampista centrale, se ci pensate, perché gioco di squadra, impegno, intuito, posizione, questo effettivamente potrebbe persino fare il centrocampista centrale. L'esterno invertito taglia verso il centro e poi si comporta come CC, quindi sarebbe perfetto anche in quel ruolo. Simone Inzaghi sta creando una squadra davvero molto duttile, che sicuramente spiega il come mai sono ancora in Champions League. Un gruppo preso a parametro zero dal Torino ci può anche stare, sicuramente non è un giocatore da schierare titolare, a meno che appunto non sei in grande difficoltà, non che sia scarso, insomma, ma si può trovare di meglio. Danilo, attenzione, prestito però con obbligatori da pagare 23 milioni e mezzo, e vediamolo quindi questo Danilo, che si presenta ancora in buone condizioni, nonostante anche lui abbia ormai una trentina d'anni, ma l'integrità fisica potrebbe essere buona, qui c'è un bel range. E poi ci sta Mahrez, prelevato in prestito dall'Inghilterra, giocatore tecnico, giocatore con ottimi valori anche mentali, fisicamente magari non sarà velocissimo, ma attenzione, agilità molto alta, comunque accelerazione e velocità non sono comunque basse, quindi un giocatore che quando gioca sulla fascia chiaramente finisce col metterti in grande difficoltà, sia con un dribbling sia con una giocata. Attenzione però, perché la Lazio normalmente gioca col 3-5-2, ora con Mahrez avranno cambiato modo di giocare? Scopriamo. No, almeno per il momento Simone Inzaghi resta fedele al suo 3-5-2, forse quel Mahrez gli servirà magari per cambiare il volto alla sua squadra in corso d'opera quando il risultato non arriva, o magari fare scelte tattiche diverse in altre partite. Attenzione, perché in questo schieramento però vediamo alcune soluzioni curiose, per esempio Danilo viene messo come difensore che imposta in una difesa a 3, l'abbiamo già visto in una difesa a 3 in Italia Danilo, diciamo che secondo me è meglio come lo utilizza Pirlo, cioè come terzino bloccato che poi diventa un difensore centrale quando sale Quadrato e la difesa da 4 diventa a 3. Sta di fatto che la Lazio qui forse è più vulnerabile, proprio perché Danilo non è proprio un difensore centrale e anche perché Alonso sa sì sicuramente impostare, ma non ha grande accelerazione, agilità e velocità. Io sinceramente qui avrei messo un giocatore che spingeva un po' di più, mentre a destra un giocatore che spingeva un po' di meno, visto e considerato che qui ci sarebbe una mezzala. Ma prima di parlare di quella mezzala, ritorniamo su Danilo, perché come difensore che imposta mi sembra più una mossa alla Conte, quando ha provato a trasformare Kolarov e D'Ambrosio da terzini a difensori centrali che impostavano, che avanzavano palla al piede, perché appunto sicuramente più bravi a spingere. Però io quando devo mettere un difensore che imposta di questo tipo preferirei metterlo con atteggiamento in marcatura, così perde quella istruzione di tenere posizione ed è più libero chiaramente di avanzare. Questa zona di campo quindi è più vulnerabile, possiamo attaccarli sicuramente di più, perché Alonso magari non spingerà tantissimo. Sta di fatto che Parolo come mezzala mi sembra un po' eccessivo, non ha più neanche le doti atletiche per poter andare avanti. Cosa va avanti? Col deambulatore? Mi guardi storto, che te devo dire? C'hai 36 anni, saresti da pensionamento, sinceramente questo mi farà sicuramente due gol oggi.
finora in questa carriera per noi non è mai stato semplice affrontare la Lazio. Se vi ricorderete, ci hanno anche eliminato l'anno scorso dalla Coppa Italia. Ma in generale è difficile quest'anno avere a che fare con squadre con difesa a tre gestite dal PC, perché riescono a difendersi benissimo e poi a distendersi in contropiede. Possiamo provare magari a utilizzare il 3-4-2-1 di Fonseca, ci metteremmo in qualche modo a specchio per quanto riguarda la gestione delle fasce, però sfrutteremmo magari maggiore presenza nella zona centrale del campo, soprattutto sulla tre quarti. Però siamo fuori casa, quindi dobbiamo stare attenti a non mettere troppi uomini in avanti, perché loro hanno un baricentro molto basso. Potremmo quindi metterci invece col 4-4-2, li blocchiamo definitivamente sulle fasce e in avanti comunque possiamo mettere più pressione con due attaccanti. È stato anche un po' un azzardo mettere questo modulo, però è anche vero che la Lazio è partita anche male in campionato, hanno appena 18 punti, anche se con una partita in meno. Correa recupera il pallone, lo gira a Buber che lancia subito Immobile, che va così al tiro, meno male che è a fil di palo. Un contropiede veramente micidiale è partito, ma noi la conosciamo, questa Lazio gioca proprio così, è così che ci hanno eliminato le ultime volte che le abbiamo affrontate. Guardate a quanto è andato vicino Immobile a fare gol, ed era da solo contro una intera difesa. Partita ancora sullo 0-0 che non si vuole proprio sbloccare, proviamo a domandare un po' di più, ma vedo che siamo un po' contratti, vedo che l'XG è basso per entrambi i team, credo che questa partita purtroppo finirà sullo 0-0. Cataldi non ce la fa più, ma siamo ormai ai sgoccioli finali. Lazio 0, Benevento 0, partita assolutamente bruttissima dove non si è visto praticamente ancora nulla. È un Benevento in grande difficoltà, nelle ultime partite non riusciamo a macinare gioco, ho anche provato a cambiare modulo, questo non ha portato sicuramente dei vantaggi, ma lo sapevamo che non li avrebbe portati sull'immediato. Dobbiamo assolutamente continuare ad allenarci con un modulo completamente diverso, ma dobbiamo provare anche a cambiare qualcosa, perché nelle ultime partite, se ci fate caso, abbiamo sì portato a casa il risultato in campionato perlomeno, ma con grande difficoltà, con appena un gol, e questo sicuramente non va bene in una stagione dove dobbiamo essere un po' più protagonisti rispetto a quella precedente. Comunque tutto sommato 0-0 con la Lazio ci può sicuramente stare. Siamo finalmente arrivati al sorteggio di Europa League. Per quanto riguarda la prima fase di questa eliminazione diretta, dobbiamo sicuramente evitare il Monaco di Francia, per il resto insomma gli altri team non dovrebbero causarci grosse problematiche. Andiamo sul sorteggio automatico e vediamo con che squadra andremo a finire in questo turno di Europa League. Juventus appena estratta se la vedrà col Fenerbahce, sicuramente una sfida abbordabile. Celtic se la vedrà col Sassuolo, questa sarà sicuramente una bella sfida. Benevento, attenzione, contro lo Sporting. Ci poteva andare anche meglio secondo me, però lo Sporting è sicuramente meno pericoloso di un Benfica tutto sommato, quindi ci può sicuramente stare. Andiamo quindi al sorteggio automatico definitivo, così andiamo a vedere tutto il resto dell'ambaradan. Shakhtar Donetsk contro Partizan, Benfica contro Galatasaray, Club Brugge contro Monaco di Francia, Copenaghen contro Dinamo Kiev. Siamo purtroppo in grande difficoltà, non siamo più capaci di fare un gol, abbiamo perso con l'Atletico, abbiamo fatto 0-0 con la Lazio, e giustamente il calendario, per renderci la cosa più semplice, ci fa affrontare la squadra più forte della Serie A, che tra l'altro si è mossa anche molto sul mercato grazie soprattutto alla cessione importantissima di Paulo Dybala, che se ne va a Barcellona, laddove su FM20 finiva spesso a Liverpool. Anche Alessio Romagnoli va via e se ne va in Inghilterra al Manchester United, e poi ci sono vari altri giocatori molto giovani che sono stati distribuiti in giro per l'Europa a costo zero o in prestito. Per quanto riguarda gli acquisti, Duban Zapata l'abbiamo già visto quando abbiamo analizzato l'Atalanta, per il resto abbiamo questo Domingos Duarte, 20 anni, difensore centrale, tecnicamente non sembra messo benissimo, ma almeno mentalmente e fisicamente ci sta, secondo me è stato preso più che altro per fare la riserva. Weston McKennie andava chiaramente acquistato perché era in prestito, e hanno fatto sicuramente un ottimo acquisto perché il giocatore è veramente talentuoso. Mario Fernandez, questo è davvero molto sottovalutato, lo vedo poco nelle carriere di FM, ma è un giocatore veramente fortissimo, forse non viene preso in considerazione perché ormai ha anche una certa età, ma è un giocatore che sa fare tutto. Se vogliamo proprio trovare il pelo nell'uovo, forse pecca in finalizzazione e in carisma, ma per il resto veramente potete fargli fare quello che volete come terzino e non solo. C'è anche un ritorno di fiamma, c'è Neto che sicuramente è stato preso per fare il portiere di riserva, e poi ci sono diversi giocatori new gen, questo ragazzo che è quest'altro, insomma, che non conosciamo benissimo perché giustamente non abbiamo i valori visibili, però probabilmente avranno un gran bel potenziale per essere finiti nel mirino della vecchia signora.
questo sulla carta è davvero uno scontro impossibile per noi del Benevento, che non abbiamo sicuramente le qualità tecniche per contrastare una squadra come la Juventus, anche perché in questo momento a maggior ragione non siamo capaci neanche di imbastire un'azione degna di nota. Difesa 3, classica per la Juventus, centrocampo a 4 e due giocatori sulle fasce. Perché un terzino fluidificante sul lato di destra e un esterno completo su quella di sinistra? Secondo me perché Kulusevski avrà l'istruzione di allargarsi, è l'unica spiegazione che mi viene in mente, perché altrimenti avrebbe avuto più senso effettivamente mettere un terzino fluidificante anche qui, restare molto compatti quando si difende e attaccare chiaramente poi in verticale. Stile tattico di Game Press, che tra l'altro favorisce ancora di più le giocate in verticale piuttosto che una manovra più ariosa che può portare avanti un esterno completo. Cristiano Ronaldo chiaramente lì davanti farà quello che vuole, perché nonostante i suoi 36 anni è un giocatore ancora dotato di qualità di movimento. Ramsey, Kulusevski, giocatori di grandissimo talento soprattutto nella fase poi realizzativa. Bentancur farà un po', diciamo, l'ago della bilancia insieme ad Arthur, che si preoccuperanno insomma soprattutto di contenere e far ripartire la vecchia signora. Bonucci lì a centro, ormai non dovrebbe essere più velocissimo, 10 in accelerazione e 13 in velocità, comunque può ancora reggere volendo il ritmo. Chiellini chiaramente non può fare il difensore centrale con una difesa alta, perché l'accelerazione e la velocità purtroppo non sono più degne di nota. Sicuramente questa è una sfida molto difficile, ma dobbiamo decidere come metterci in campo, perché potremmo volendo anche metterci col Fonseca, oppure metterci con un 4-2-3-1, che però sarebbe forse troppo offensivo. Andiamo a valutare un po' come sono messi i nostri giocatori e poi ragioniamo sul da farsi. Ci mettiamo alla fine col Fonseca, col 3-4-2-1, però abbiamo diversi problemi, perché in difesa non ci sono assolutamente gli uomini migliori. Perdiamo Papetti per squalifica e anche Burda per squalifica, quindi Barba, che forse ha fatto una partita quest'anno, è sicuramente un po' l'anello debole e soprattutto l'incognita di questa partita. Potrebbe commettere qualche errore con un avversario così forte, ma d'altro canto mettermi con il 4-2-3-1 mi sembra veramente eccessivo, perché la Juventus è sicuramente più forte e ha un baricentro più basso rispetto al modo di giocare del Pioli, che sebbene appunto siamo in casa potrebbe comunque essere un'alternativa in corso d'opera, laddove insomma dimostreremo di avere difficoltà finalizzative. Proviamo a scendere in campo in questo modo. Certo è l'ennesimo modulo diverso in questo episodio non fortunato, ma dobbiamo cercare di dare una scossa a questa squadra, perché non riesce mai a fare una giocata. Dobbiamo trovare assolutamente la quadra in questo momento di grande difficoltà. La prima azione a schermo di questa partita è del Benevento. Vieira ancora in avanti, non ci riesce. Kulusevski la spazza, Fulon per Gaston Ramirez, la mette ancora davanti per il gol di Arkadiusz Milik. Il Benevento finalmente riesce a ricapire come si fa a fare un gol. Rivediamo quindi l'azione con la Juventus, che disimpegna malissimo con questo colpo di testa, e poi però è tutta un'azione fatta di colpi di testa. La palla finisce poi a Milik, che in mezzo a 4 riesce comunque a trovare il modo finalmente di riuscire a portare in vantaggio questo Benevento. Calcio però di punizione per la Juventus, con De Ligt che da fuori area va al gol. Così è uno schema che veramente non si riesce mai a contrastare, questo su FM. Siamo ritornati un po' a qualche FM fa, fateci caso, ogni volta che si passa la palla al giocatore che sta in questa posizione di campo, anche se non è magari un attaccante, riesce sempre a trovare una botta incredibile e la palla finisce in rete. Secondo me questa è una cosa che andrebbe un po' fissata, perché sinceramente accade un po' troppo spesso. Poi ci può anche stare insomma pareggiare con la Juventus così o perdere, però sinceramente dà un po' fastidio vedere sempre le stesse tipologie di reti su queste palle inattive. Punizione per il Benevento quando mancano meno di 10 minuti, palla però gestita veramente male dal Benevento, che regala quindi a Nedo la possibilità di far rimpostare la palla da terra. Vedete come la difesa 3 della Juventus riesce sempre a mettere in difficoltà il Benevento, lanciando poi lateralmente la palla per Alexandro, che potrebbe andare fino in fondo, mettere un cross che viene però disinnescato da Becao, ma non riesce a rilanciare un suo compagno. Allora Bentancur già ammonito, riesce a gestire per Chiellini, quindi ancora McKennie, quindi Arthur che perde palla sull'attacco di Milik e favorisce la ripartenza di Caprari, che può andare fino in fondo. Caprari però è bloccato, prova lo stesso il tiro da lontanissimo, errore clamoroso da parte di Caprari, che avrebbe dovuto servire magari un compagno che si stava magari facendo trovare libero sull'auto opposto. Attenzione a questo calcio d'angolo di Arthur, palla al centro, gol ancora di De Ligt, doppietta di De Ligt. Benevento in crisi nera, era passato in vantaggio e adesso addirittura sotto con la Juventus per 2-1. Episodio veramente tragico quello di quest'oggi, dove non siamo riusciti mai a fare neanche una partita degna di nota. Oggi stiamo perdendo contro la squadra più forte sicuramente, ma non abbiamo commesso mai un'azione decente.
crolla dunque l'imbattibilità del Benevento in Serie A durata 13 partite, però questa è anche la nostra seconda sconfitta in un campionato però in cui stiamo andando molto bene, perché siamo paradossalmente in corsa per uno scudetto che non possiamo sicuramente vincere perché non abbiamo chiaramente le risorse per farlo. Abbiamo perso con una squadra molto più forte di noi, ma quello che mi preoccupa in questa stagione è comunque molto positiva, perché siamo ancora impegnati su tre fronti. Sì, in Coppa Italia ancora non abbiamo giocato, però siamo finiti in Europa League partendo da un girone di Champions veramente molto 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 difficile. Io lo vedo come positivo però l'essere arrivati alla prima fase di Europa League, perché è una competizione che secondo me possiamo comunque giocarci fino alle battute finali. Magari non arriveremo in semifinale, magari non vinceremo la Coppa, perché ci sono sicuramente squadre più forti di noi, come Benfica, Juventus e Tottenham, ma lì possiamo acquisire comunque esperienza, aumentare il ranking del nostro team e magari cercare di recuperare qualche gruzzoletto per il mercato successivo, dove forse riusciremo ad attrarre anche qualche calciatore di qualità superiore, perché la difficoltà nel fare mercato con questo Benevento è proprio riuscire a non attrarre giocatori di qualità. Non riusciamo proprio a stimolare l'interesse, eppure siamo una squadra che comunque lotta sempre al di sopra delle sue possibilità. Ad ogni modo sono comunque preoccupato, perché nelle ultime tre partite non siamo riusciti mai a fare azioni decenti. È anche vero che comunque le sconfitte sono arrivate da palle inattive. Abbiamo preso un gol su una palla inattiva contro l'Atletico di Madrid e ne abbiamo presi due su palle inattive entrambi contro la Juventus. Ciò vuol dire che non è tanto la difesa il problema, anche se poi c'è stato un errore, diciamo, del singolo sul gol dell'Atletico di Madrid, errore appunto del terzino di destra, però è l'attacco quello che deve assolutamente fare, deve svoltare. La Padula sta andando già al di sopra delle sue possibilità e Milik quello che sta mancando. È anche vero però che si fa male spesso e volentieri, ci sono stati diversi infortuni, ma non dobbiamo trovare assolutamente scuse, dobbiamo invece trovare lo schema più giusto per questo momento di estrema difficoltà. In questo momento per me la difficoltà è cercare di capire dove è il problema, sicuramente non nelle dinamiche, perché l'affiatamento della squadra è buono, certo potrebbe essere sicuramente migliore, ma come vedete non ci sono degli evidenti malus, mentre l'atmosfera del club è eccellente e addirittura il sostegno all'allenatore è molto buono. La squadra mi segue, ma evidentemente non riesce a essere poi cinica sotto porta. Proveremo sicuramente qualche schema un po' diverso. Siamo fortunati al momento perché comunque c'è uno stop, dovremo ritornare in campionato il 2 di gennaio, ma siamo al 19 di dicembre, quindi abbiamo sicuramente tante sessioni di allenamento da sfruttare, magari anche qualche partita d'amichevole da mettere giù per recuperare un po' di forma e soprattutto di brio lì davanti con i nostri giocatori. In questo caso è meglio fare delle amichevoli con squadre più scarse della nostra per cercare in qualche modo di far salire il morale dei nostri calciatori. Potrebbe essere sensato anche fare una riunione di spogliatoio, ho già provato a cliccare, però non me la fa fare in questo momento, quindi evidentemente per la società ovviamente stiamo andando molto molto bene e ci mancherebbe altro, perché i nostri obiettivi non erano certamente quelli di lottare così in alto. Non mi resta altro da fare che salutarvi, ci vediamo al prossimo episodio del Benevento, sperando che sia molto più positivo di questa situazione veramente drammatica che stiamo vivendo in questo momento. Buon salvone, buon proseguimento di giornata.